Benvenuti a tutte, benvenuti e benvenute a questa serata di scienza. È la terza tappa di un percorso di scoperta sul corpo e la salute. La tappa di stasera sarà nel luogo più affascinante dell'universo, che sta qua, il nostro cervello. È un posto che ultimamente le scienze stanno studiando in modo massiccio, cioè questa nuova disciplina che si chiama le neuroscienze, che sta portando a scoperte veramente interessanti, veramente sorprendenti. Siamo proprio nel fervore, qualcuno dice è il secolo del cervello, e stasera avremo modo di capire perché. Di fronte a questo fervore scientifico io mi sono fatto una domanda, penso che ve la siate fatta anche voi tante volte, cioè mi sono chiesto ma cosa facevano le donne nella preistoria? Sì, ok, qualcuno sta dicendo, guarda, lui è un bravo neurologo, fatti vedere perché cosa c'entra questa roba, devi avere qualche problema. Togliete il problema della mia sanità mentale, pensate alle donne nella preistoria, che immagine si forma nella vostra testa? Ve la dico, vi dico io la mia voce alta, io vedo un gruppo, un cerchio, di donne, col classico perizoma di pelli, sedute attorno al fuoco, perché non bisognava farlo spegnere per nessun motivo al mondo, intorno dei bambini, degli anziani, anziani significa 30 anni, 32, quest'età qua, che bisognava proteggere dai predatori, perché il problema non era mangiare, era non essere mangiati. Qualcuna raccoglie dei frutti, delle erbe, e si aspetta il ritorno dei cacciatori, dei maschi che sono andati in questa battuta pericolosa di caccia e che può durare giorni, e quando tornano finalmente si può preparare da mangiare, conservare il cibo. Ecco, io ho confessato ad alta voce l'immagine che mi si è formata in testa, penso che la condividiate anche voi, vero? Vi faccio una domanda. Ma questa immagine è nella preistoria o è nella nostra testa? Allora, c'è una studiosa che mi sta molto simpatica, francese, si chiama Marilène Patou-Matisse, che vi dice, questa immagine non è la realtà, è l'immagine che avevano nella testa i primi paleoantropologi di metà Ottocento, che hanno proiettato all'indietro la loro idea di società e soprattutto di famiglia e di ruoli di genere in cui i maschi scoprono, studiano, lavorano, le femmine badano i bambini e i vecchi fanno da mangiare e spazzano la grotta. Come si fa a sapere chi ha ragione? Ci aiuta la scienza. Attenzione, partiamo per il viaggio, stavolta lunghissimo, andiamo nella preistoria. Prima cosa, studiamo il collagene delle ossa, oggi si può studiare, che fa capire che cosa mangiavano i nostri antenati. Benissimo. C'è differenza tra maschi e femmine? No. Quindi non è vero che i maschi mangiavano la carne per essere forti e le donne le erbe. No, no, no. Mangiavano uguale. Ci va bene, ma vorrei delle altre prove, delle altre cose. Benissimo, studiamo le ossa. Dalle ossa si può capire la muscolatura. Studiano la muscolatura, tolgo la mascherina che si sente meglio, e cosa si scopre? Che una donna preistorica ha la muscolatura più o meno di una campionessa olimpionica di canottaggio oggi, abituata alla corsa, alla fatica, alla resistenza. Ma la caccia la facevano gli uomini. Vi do piccoli esempi. Torniamo indietro nell'anno 1000. Hanno scoperto una tomba di un grande capo vichingo con tutta la sua armatura, i suoi trofei, e hanno detto questo è il prototipo del capo vichingo, l'hanno esposto al museo, salvo molti anni dopo scoprire che era una donna, alta 1,70 m. 9000 anni fa Ande peruviane scoprono un altro scheletro, e dicono, questo è un grande capo, un grande cacciatore, e dopo scoprono che era una donna. 24000 anni fa, a Ventimiglia, scoprono uno scheletro, lo chiamano
l'uomo di Mentone, guerriero, cacciatore, capo. La donna di Caviglione adesso la chiamano, perché era una femmina. Allora a caccia non ci andavano i maschi, ci andavano quelli più abili e veniva una selezione di questo tipo. Vi vedo sospettosi. Allora vi faccio un piccolo inciso. Nel 2013 in Sudafrica hanno scoperto delle ossa fossili che sembravano molto promettenti, però erano in una posizione difficilissima da raggiungere. Hanno lanciato un bando per cercare persone che fossero basse, magre, disponibili subito, esperte di speleologia, capaci di arrampicata. 60 domande, 6 selezioni, tutte donne. Sono le 6 paleoantropologhe che hanno scoperto l'Homo naledi, l'ultima specie che abbiamo scoperto, 6 donne. E vabbè, ma allora, ma l'arte, vi ricordate Lascaux, tutte quelle bellissime mani, chi è che le dipingeva? Ovviamente gli uomini, no? Giusto? E come si fa a saperlo? Adesso ve lo faccio, non lo sapevo neanche io, l'ho scoperto. Allora, c'è un piccolo dettaglio che voi potete immediatamente verificare. Noi maschi abbiamo l'anulare più lungo dell'indice. Le femmine hanno l'indice e l'anulare lungo più o meno uguale, se volete controllare. Si chiama indice di Manning, questa misura. L'hanno applicata alle pitture rupestri. E cosa si è scoperto? Il 75% di queste impronte sono femminili, comprese le mani che sono considerate le mani firma dell'opera, oibò. Potremmo discutere delle sepolture, ma mi fermo qua, vi consiglio solo il libro di questa meravigliosa donna, Marie-Hélène Patou-Matisse. Il titolo italiano è La preistoria è donna, il titolo originale è più bello, dice l'uomo preistorico è anche donna. Allora, ieri era la giornata internazionale contro la violenza di genere. Io penso che il nostro sforzo non sia finito ieri sera. E allora io mi dico, la prima violenza, o meglio, l'ambiente in cui nasce la violenza è condannare un genere intero all'invisibilità e alla irrilevanza. Per cui la scienza ci può aiutare. Ci può aiutare a rimettere a posto un po' le cose. E ve ne dico una che a alcuni non piace, invece a me piace, un piccolo gioco linguistico che purtroppo non si può fare in italiano, ma solo in inglese. In inglese storia si dice history, e guarda caso ha dentro his, che vuol dire di lui. E allora da un po' di tempo ci sono delle studiose e degli studiosi che hanno detto, chiamiamola her story, storia di lei. E allora il viaggio che vi ho fatto fare, brevissimo, introduttivo, è stato un viaggio nella pre-herstory, contro l'invisibilità delle donne. Ma cosa c'entra il cervello? Questo non me l'ha ancora detto, mi chiederete. Bene, io penso che il meraviglioso relatore di stasera oggi ci farà scoprire che se noi abbiamo l'idea che il cervello sia qualcosa che registra la realtà, non ci siamo capiti. Tra l'immagine che il cervello si forma della realtà e la realtà c'è di mezzo il cervello. E chi meglio del nostro ospite di stasera, un grandissimo neuroscienziato, noi sono contentissimi di averlo qua stasera e penso che alla fine mi ringrazierete, ci ringrazierete di averlo invitato. Lo invito subito a salire, Gian Domenico Iannetti. Mi sentite? Fin troppo. Se è troppo alto abbassiamo il volume. Grazie dell'invito, grazie Ermanno e grazie di questa presentazione imbarazzante. È difficilissimo prendere la platea e la parola dopo un'introduzione di questo tipo. Mi farebbe voglia di rispondere su questo argomento e parlare tutta la sera di queste cose perché una reazione immediata da dire è che bisogna essere molto
chirurgici quando si vedono le cose scientifiche. Quindi a volte succede anche l'opposto di quello che tu dici, che la scienza ci dice delle cose che noi siamo tentati di non voler sentire perché non ci sembrano appropriate. E quindi da fare un po' anche da contraltare a questa cosa è importante, secondo me, dare il messaggio che serve questa asetticità quando guardiamo le cose nell'una e nell'altra direzione. Ci sarebbero tanti esempi da fare, però stasera parliamo di altro, quindi... Va bene, grazie dell'invito. Vorrei che questa serata fosse il più possibile utile per voi e per me. E, una cosa che io di solito invito a fare è di interrompermi, soprattutto quando c'è una platea così diversa. Quindi se c'è qualcosa che non capite oppure che... vediamo chi ha il coraggio di alzare la mano e di dire ferma un momento. Quindi niente paura, interrompetemi. Anche invito Ermanno a farlo se, con la sua esperienza per... rendermi conto se quello di cui stiamo parlando è appropriato. Va bene, allora il titolo di stasera che mi è stato assegnato, giustamente, è Cervello e difesa del corpo, che è un titolo un po' strano perché in realtà se parliamo di sistema nervoso, cervello e tutto si può dire. E come diceva Ermanno, si è parlato del secolo del cervello e c'è questa, forse a volte un po' eccesso di uso delle neuroscienze per spiegare tutto. La neuroetica, la neuroestetica, la neuropolitica, e purtroppo non è, e spero che questo sia uno dei messaggi di questa serata, non è facile rendersi conto della complessità delle cose, e cerchiamo tutti di avere dei concetti semplici, però a volte non è facile. Quello che farò stasera, penso, è di dare più domande che risposte. Quindi, mi raccomando, informale, interrompetemi se c'è qualsiasi cosa. Inizio con una parte più generale, che mi serve per spiegare un po' di quello che dirò più avanti, però è importante secondo me dirlo. E questa parte inizia con una considerazione, che è quella che chi fa ricerca, soprattutto chi fa ricerca in biologia, di solito dovrebbe, se non lo fa, vive due vite parallele. Una vita è quella del laboratorio, in cui siamo impegnati, ciascuno di noi, sui problemi piccoli, e spendiamo tutto il nostro tempo cercando di capirli. C'è chi studia per tutta la vita il recettore di un neurotrasmettitore, o chi studia per tutta la vita i movimenti di fuga del pesce. E in parallelo a questo lavoro durissimo e bello di laboratorio, è importante avere un'altra vita, che è quella in cui cerchiamo di mettere insieme il nostro argomento di interesse con quella che gli inglesi chiamano la big picture, la visione generale delle cose. E spesso fare questo sforzo di mettere insieme il dettaglio del laboratorio e la big picture è quello che ci permette di fare dei salti e capire delle cose importanti, o almeno porre delle domande importanti. E probabilmente la persona che viene in mente a tutti voi, che è stata in grado di fare questa unione di un lavoro dolorosamente rigoroso su un problema biologico e cercare di capire in che modo questo problema ci dà risposta a domande generali, è questo giovane signore, che molti di voi avranno riconosciuto, l'ho visto anche in un murales fuori della scuola venendo, e questo signore, Charles Darwin, quando a 22 anni si imbarca per questo viaggio, che dura 5 anni, e raccoglie una grandissima quantità di materiale noioso, perché se leggiamo le sue cose sui molluschi, sulle conchiglie, sono abbastanza difficili da digerire. Eppure riesce poi, attraverso questo studio, a capire e risolvere forse la grande domanda, che è quella: perché siamo qui? Qual è il significato ultimo della vita? Tanto che prima degli anni 50 dell'Ottocento, quando insieme a Wallace ha pubblicato quel lavoro fondamentale che ha spiegato la diversità delle specie, c'erano stati tantissimi tentativi di rispondere a questa domanda e questi tentativi quasi completamente sono stati messi in soffitta da questo signore che ha per la prima volta in un modo scientifico e rigoroso lavorato e ha avuto un'intuizione per quest'idea di cercare di guardare anche un po', di fare questo zoom out e di guardare la cosa generale. E questo è importante, un pochino succede a tutti noi e della storia che vi racconto stasera spero che passerà un po' quest'idea di alcune delle cose di cui vi parlerò che si capiscono meglio con quest'idea generale. E poi avere quest'idea generale è importante anche perché ci permette di dare maggiore interesse alle cose che noi facciamo. Ad esempio, un neuroscienziato che si occupa di riflessi di difesa, per esempio la chiusura degli occhi quando c'è un suono,
In realtà, se uno ci pensa veramente, si ci rende conto che questo tipo di ricerca può dare delle domande, opporre delle questioni a quei problemi molto grandi, come ad esempio quello sulla libertà, sul libero arbitrio, la capacità di decidere quello che facciamo. Noi abbiamo quest'idea che ci sembra di essere liberi nel decidere quello che facciamo, in realtà i dati scientifici ci dicono che probabilmente non è così ovvio, e quindi problemi come ad esempio la responsabilità morale. E quindi, tenendo in mente questo, vorrei farvi vedere come quest'idea di fare questo zoom out e vedere la big picture è quello che personalmente mi ha aiutato in una delle cose con cui ho passato gli ultimi anni, che è quello di cercare di capire il significato funzionale, cioè che cosa sono, a che cosa servono, le risposte che si registrano dal cervello dell'uomo, ma non solo dell'uomo, quando si dà uno stimolo nocivo improvviso. Per esempio un raggio laser come questo qui, ovviamente più potente, che scalda la cute e ci fa sentire un dolore puntorio. Queste risposte si registrano nell'uomo con, per esempio, delle macchine di risonanza magnetica che riescono a misurare il flusso di sangue nel cervello e quindi in modo indiretto a darci delle informazioni sull'attività cerebrale, oppure mettendo tanti elettrodi sulla testa di una persona e registrando l'attività elettrica dei neuroni che fanno parte del cervello. E quando usiamo queste due tecniche e diamo questi stimoli, vediamo queste risposte. Queste sono delle sezioni, delle fettine ovviamente virtuali di cervello, si vedono delle aree con un aumento di flusso di sangue, e quando si registra l'attività elettrica si vedono delle risposte, questo più o meno sono 500 millisecondi, delle grandi onde. Non so se avete avuto Marcello Massimini qualche anno fa che vi ha parlato di questo tipo di attività, e che hanno una distribuzione, questa è la ricostruzione di una testolina, questa è la topografia, la chiamiamo, come si distribuisce questo segnale elettrico in questo punto, nel tempo, in questo punto, e si chiamano potenziali di vertice perché sono delle risposte molto larghe e molto grandi. Prendete 10 neuroscienziati e chiedetegli che cosa sono queste risposte e avrete 6 o 7 o forse più risposte diverse. Non sappiamo che cosa fanno. È la più grande attività che fa in cervello di un uomo sveglio, senza epilessia, e in realtà stiamo ancora cercando di capire di che cosa si tratta. Nel sonno, non so se Marcello vi ha parlato di sonno, ci sono delle risposte ancora più grandi, ma quella è un'altra storia che magari teniamo per un'altra volta. E quindi come facciamo a produrre questo tipo di risposte? Beh, dobbiamo provocare dolore a persone che si prestano. Si usano questi raggi laser sulla cute che attivano in un modo specifico le fibre del dolore. Sarebbe bellissimo parlare anche di questo in dettaglio. È difficilissimo studiare il dolore e forse uno dei motivi per cui è stato rimasto indietro rispetto al sistema visivo, al sistema acustico, è perché è molto difficile dare dolore puro. Se io do un pizzico oppure pungo, c'è sempre un po' di tatto insieme. E quindi ci sono dei trucchi, sfruttando l'anatomia di alcune strutture del corpo, come per esempio la cornea o la polpa dei denti, per dare degli stimoli che sono puramente dolorosi. E questo lo fa anche questo stimolo termico, che è una specie di bruciatura che però non lascia una lesione. Quando diamo questi stimoli, vediamo quelle risposte nel cervello. Perché? Perché attiviamo il sistema nervoso. Queste sono fettine, midollo spinale, il tronco dell'encefalo, che è una parte di sistema nervoso che sta tra il midollo spinale e il cervello, e quando l'informazione dello stimolo termico che abbiamo dato per esempio sulla mano, nei nervi, arriva su alla corteccia cerebrale, dove si verificano le percezioni consapevoli, la cosa ovvia che ci viene in mente è, siccome lo stimolo fa male, c'è questo dolore. E vedrete che già qui semplifichiamo tantissimo, e una delle cose che noi abbiamo fatto, studiato, è proprio mostrare che questa cosa è un po' troppo semplice, non è sempre così facile. Però per ora restiamo così, stimolo, risposta, dolore, e vediamo queste grandi risposte nel cervello. Queste sono state considerate per anni un po' l'attività del cervello che dà origine al dolore. È stata chiamata per esempio la pain matrix in inglese, la matrice di aree del cervello che fanno il dolore. Quindi un'interpretazione molto molto specifica. E per capire veramente queste risposte, o almeno capire che cosa non sono, vorrei dire delle cose che sono banalissime, sicuramente per molti di voi, alcune cose proprio di base sulla vita e sul cervello e sul sistema nervoso. Gli organismi biologici hanno questo, io lo chiamo un compito ineludibile, che è quello di riprodursi e replicarsi. E se noi guardiamo come sono fatte dalle cellule
agli organismi più complessi, vediamo che è tutto strutturato nel modo di essere in grado di portare a termine quest'ultimo compito, quello di replicare i propri geni, di passarli alle generazioni successive. Però c'è una cosa fondamentale che dobbiamo fare prima di arrivare alla riproduzione. E quella cosa è, a questo ci dice perché è importante, perché la riproduzione inserisce queste piccole variazioni che sono quel substrato, quel terreno su cui la forza potentissima della selezione naturale di Darwin agisce provocando la produzione di organismi che sono sempre in quel momento adatti a sopravvivere. Quindi la riproduzione è la base dell'evoluzione, ma la cosa importante è che per riprodursi gli organismi devono fare una cosa fondamentale, devono sopravvivere, non devono morire, perché se un organismo muore, è game over, i geni non li passa e quindi in un certo senso da un punto di vista biologico ha perduto. E quindi teniamo a mente che la sopravvivenza e la riproduzione sono due caratteristiche che caratterizzano in modo molto molto forte tutte le cose che vivono. Non posso perdere l'occasione di dire, questa è una bellissima citazione di Jacques Monod, se non avete letto Il caso e la necessità, è un libro che rimane epocale e che mostra in un modo dirompente come quello che sono la grande variabilità della natura, in realtà non c'è disegno, non c'è piano, ma semplicemente c'è un adattamento del tutto casuale a quelle che sono le condizioni ambientali di quel momento. Anche l'idea sbagliata dell'evoluzione che si tende sempre al meglio, non è che tende sempre al meglio, è il continuo adattarsi a quello che è buono in quel momento, poi a volte sono strategie che sono deleterie. Quindi questa è una cosa su tutte le cose che vivono. E il cervello? La domanda è perché abbiamo un cervello? Qui il cervello di un uomo, ovviamente possiamo prendere dei cervelli molto più semplici. Secondo voi perché esiste il cervello? Una piccolissima parte di organismi viventi hanno un cervello organizzato o un sistema nervoso. Secondo voi perché esiste un cervello? Chi si butta? Coordinare vari? Sì, è una risposta non precisissima, però per esempio il cervello non è nato per pensare, non è nato per leggere le poesie. Il cervello è stato selezionato, un sistema nervoso è stato selezionato in una piccola classe di organismi viventi che sono quelli che si muovono nel mondo, che hanno la locomozione, quelli del regno animale. Gli animali tipicamente hanno un sistema nervoso più o meno organizzato perché si muovono rispetto alle piante, ad esempio, e quindi incontrano un mondo che cambia in modo rapido e devono avere un sistema che è in grado di metterli, di renderli capaci di sopravvivere e di avere a che fare con questo mondo che cambia. Quindi ha una rappresentazione interna del mondo. È un po' quello che diceva Ermanno sul fatto che ci sono queste conoscenze innate nel sistema nervoso di quello che succede fuori, lo vedremo meglio. Quindi il motivo per cui esiste e è stato selezionato un sistema nervoso è per percepire e agire. E quest'idea del cervello che serve, almeno nelle sue funzioni più fondamentali, a muoversi, pensate che il cervello non riesce in nessun modo a manifestare il suo funzionamento se non contraendo actina e miosina, se non contraendo dei muscoli, questo è un discorso molto potente e serve a spiegare molte cose. E queste azioni che fa il cervello sono utili per quei due obiettivi finali, che sono la sopravvivenza e la riproduzione. Questo è un esempio molto, molto eloquente di un organismo che vive nel mare, che ha uno sviluppo di due stadi, uno stadio larvale e uno stadio maturo. Nello stadio larvale ha un sistema nervoso, per essere un cosino piccolo così, abbastanza strutturato, con degli organi di senso, sente le differenze chimiche, sente la luce, e poi ha una notocorda, quindi ha un sistema nervoso abbastanza organizzato che gli permette di muoversi e viaggiare nell'acqua. Quando però, finito lo stato larvale, trova la roccia, lo scoglio dove mettersi, mette radici e non si muove più fino a quando muore. Che cos'è la prima cosa che fa appena passa da questo stadio larvale mobile in cui deve interagire col mondo a quando rimane lì? Mangia il suo stesso sistema nervoso. E questo è un esempio che un grandissimo neuroscienziato, Rodolfo Linus, ha usato per mostrare quest'idea che può sembrare arida, se vogliamo, che il cervello serve solo a fare dei movimenti, che però invece è fondamentale,
Ed è un esempio bellissimo in natura, di come in natura le cose che non servono di solito vengono eliminate. E quindi un altro concetto importante è che i sistemi nervosi contengono quelle che, non io, molti altri hanno chiamato le immagini del mondo. Hanno dei modelli del mondo, quelli di cui parlava Ermanno a proposito degli uomini preistorici, qui parliamo di cose di alto livello culturale, ma io parlo proprio di cose molto semplici, e queste modelli del mondo fanno sì che le diverse specie vedano quello che succede attraverso delle finestre percettive che sono molto specifiche. Per esempio, noi non sentiamo gli ultrasuoni, ma un topo comunica con suoni che non riusciamo a percepire. Li chiamiamo ultrasuoni perché ovviamente è tutto molto antropocentrico, però in realtà sono da altre specie, i pipistrelli e così via. Quindi abbiamo queste finestre percettive molto specifiche e la cosa importante è che servono a evidenziare le cose più fondamentali, le cose che sono salienti nell'ambiente, le cose che impongono un comportamento rapido. E questa è una frase bellissima di un libro di Richard Dawkins, che se non avete letto è un altro classico, il gene egoista, The Selfish Gene, ancora adesso un capolavoro assoluto, che dice questa cosa molto bella: se avessimo uno zoologo del futuro con tutte le capacità tecnologiche di studiare un cervello di una specie sconosciuta, quella persona, solamente andando a vedere come sono collegati i neuroni di quel sistema nervoso, sarebbe in grado di ricostruire qual è l'ambiente in cui quel sistema, quella specie, si è mossa e ha dovuto avere a che fare, quindi quali erano il tipo di predatori, quali erano le prede da cacciare e così via. E quindi c'è una conoscenza innata nei cervelli di quello che nell'ambiente è pericoloso o necessario. E questo è fondamentale per capire queste grandi risposte cerebrali di cui vi ho mostrato delle immagini all'inizio. L'idea è che nel cervello c'è una specie di descrizione statistica dell'ambiente in cui quell'individuo ha vissuto e quella descrizione parte viene dai geni e parte è plasmata dall'esperienza di quel singolo individuo. E c'è un bellissimo parallelo, secondo me, da fare. Nella storia dell'evoluzione ci sono due momenti di rottura. Uno è la nascita della vita, quando appunto si è il DNA e quest'idea di un'informazione che si replica. E lì è per la prima volta c'è un guardare indietro, cioè la vita considera quello che è successo prima. In questo senso la biologia, per esempio, rispetto alla fisica, è una scienza molto storica, in cui le cose sono andate in un certo modo, ma sarebbero potute andare in un modo molto diverso. Mentre nella fisica è molto, molto meno così. E il cervello è un po' la stessa cosa a livello dell'individuo. Quindi come il cervello è una descrizione statistica di quell'individuo, i geni sono una descrizione statistica di quella specie. Ovviamente ci sono due differenze. Una differenza è quella del tempo, perché i geni lavorano su tempi lunghissimi, e l'altra è quella della privatezza, perché i geni sono una cosa comune che condividiamo, mentre invece il cervello è quello che ci dà quelle sensazioni soggettive che sono solamente nostre. E qui faccio contento Ermanno, perché questa idea di queste immagini del mondo predefinite, se volete Kant in un certo senso aveva ragione, non aveva ragione sull'idea che queste idee innate erano perfette, ma aveva ragione sul fatto che non siamo tutt'altro che delle tavolette su cui scrivere tutto da zero. E che quello che noi percepiamo è diverso dalla realtà. Un esempio. Il sistema nervoso, in modo molto raffinato, per esempio, evidenzia i contorni, li rende più chiari. Oppure, l'altra cosa che fa, colora gli oggetti con i colori, appunto, che non esistono là fuori, sono una creazione del sistema nervoso stesso. E perché fa questa cosa? Perché c'è questa dissociazione tra la realtà e la percezione? Perché quello che viene evidenziato è quello che è utile, perché è utile sapere che la mela è rossa, indipendentemente dal fatto che ci sia molta luce, che sia mattina o che sia sera, è utile sapere che i bordi vengano evidenziati per acchiappare la mela o acchiappare la preda, o scappare in modo efficace dal predatore che ci sta saltando addosso. E quindi c'è questa idea di enfatizzare tutto quello che è inatteso e che è importante per muoversi nel mondo, salvare le penne e passare i propri geni alla generazione successiva. Non ce l'ho fatta a non mettere questa figura, un po' banale, della rana che caccia, perché ad esempio il sistema nervoso della rana è accordato come un violino esclusivamente per vedere le cose che si muovono. Se si prende una rana e si
la si tiene a digiuno per tanti giorni e le si mette davanti una mosca ferma, la rana muore di fame, perché la rana non la vede la mosca ferma. Appena però la mosca si muove, quel sistema funziona e permette di cacciare la preda. Non vede la mosca ferma perché in natura non ci sono mosche ferme da cacciare, quindi non ha senso per la rana. Però quest'idea è molto potente perché di nuovo ci dà chiaramente quest'idea del cervello che è accordato per vedere, per percepire le cose che sono utili per motivare il comportamento. Eppure questo non ce l'ho fatta a non metterlo. È quello che, per esempio, le illusioni ottiche sono bellissime perché ci permettono di rispondere o di porci delle domande e di percepire su noi stessi quasi la follia di queste cose. Per esempio, se io vi dico che il colore del quadratino A e il colore del quadratino B è lo stesso, voi mi dite assolutamente non è lo stesso. Però, come dicevo prima, i contorni sono quello che importa, il contrasto. Quindi è importante che il nostro cervello sia in grado di dire qui c'è qualcosa potenzialmente da cui scappare. Qui c'è qualcosa, indipendentemente dal fatto che qui ci sia luce e lì non ci sia luce. Beh, il colore è lo stesso. Ed è oltre quasi incredibile se uno fa così, però il colore è lo stesso. Non c'è trucco. E questo mette in evidenza su noi stessi, una delle cose belle di chi fa ricerca non sul bancone con le cellule, ma come la facciamo noi, è che spesso si possono provare le cose in modo soggettivo. E questo è molto bello, vedere la fisiologia del sistema nervoso che funziona live, dal vivo. E quindi l'idea è che il cervello è strutturato da un punto di vista anatomico in un modo che rende facile incontrare, decidere quali sono le cose più importanti. E c'è un famosissimo neuroscienziato che è stato uno dei padri della cibernetica, Valentino Breitenberg, che ha scritto un libro di anatomia del cervello, che è una materia di solito che viene considerata dagli studenti noiosa, e lui ha detto questo dovrebbe essere un libro di psicologia, perché tutto quello che noi proviamo è lì, è nelle connessioni e nell'architettura. E in effetti, ad esempio, se voi vedete pensate di essere una gazzella, che vede un leone così, è un conto. Però il sistema nervoso è diviso in due parti, altra storia molto bella, non abbiamo tempo di parlarne, con delle fibre che collegano l'emisfero destro e l'emisfero sinistro, ad esempio. E questo fa sì che noi, quando le cose sono simmetriche, le identifichiamo con più rapidità. Ci sono degli esperimenti di quella che si chiama psicofisica, per cui si mostra ad esempio che il tempo di reazione quando c'è un'immagine simmetrica è più rapido rispetto a quando l'immagine non è simmetrica. Oppure ci piacciono di più, la neuroestetica, le cose simmetriche, ma non è che ci piacciono di più per motivi culturali, ci piacciono di più perché è stato drammaticamente utile che fosse così nella nostra storia di generazioni e generazioni di difesa verso quello che succede. E il motivo per cui le simmetrie sono evidenziate è perché questo è qualcosa che va a destra o va a sinistra, però quando poi ti guarda ed è simmetrico, lì c'è bisogno che sia più identificato in modo più rapido. E quindi c'è questa bellissima idea che nel modo proprio dell'anatomia c'è già una spiegazione di quelle che possono essere le interazioni con il mondo. Ora, visto che abbiamo, spero di avervi fatto capire quest'idea della sopravvivenza, quindi una cosa fondamentale che fanno i sistemi nervosi e i cervelli è identificare quello che succede all'improvviso nell'ambiente di inatteso. E questo lo fanno tutti i sistemi sensoriali, lo fa il sistema uditivo, lo fa il sistema visivo e lo fa il sistema del dolore. Se voi state attraversando la strada, arriva una moto, la vedete con la coda dell'occhio, scappate, fate un salto indietro e salvate le penne. Il dolore non è un'eccezione, il dolore è un caso speciale di quest'idea molto generale che il sistema nervoso serve a identificare le cose che cambiano con rapidità. E il motivo per cui esiste il dolore è che succede prima che ci sia un danno o prima che il danno diventi più serio. E questo è il primo motivo, ci fa fare delle cose a livello conscio e inconscio per scappare, per evitare un danno. Un altro motivo del dolore per cui esiste è perché ci insegna, è un meccanismo di apprendimento molto forte, perché quando io mi faccio male una volta, poi è una informazione molto importante che ricordo e che cambia il mio comportamento e quindi mi impedisce di trovarmi in situazioni in cui avrò un danno e sentirò dolore in futuro. E poi la terza cosa
che si tende un po' a dimenticare, è perché facilita spesso la guarigione, cioè l'uccello che ha l'ala rotta, il fatto che quando l'ala è rotta oppure c'è una lesione piccola renda tutta la struttura più sensibile, questo l'avete provato mille volte quando ci si taglia, fa sì che non si sbatta l'ala in fase di guarigione, quindi è stata un'altra di quelle cose selezionate e passate ai geni perché è un meccanismo molto efficace. Quello che il mio laboratorio ha fatto negli anni, quando eravamo in Inghilterra, adesso che siamo tornati in Italia, è quello di cercare di capire quali sono i modelli cerebrali per questa identificazione del pericolo. E se teniamo a mente tutto questo, queste risposte di cui abbiamo parlato all'inizio possono essere viste in una luce diversa. Ci siete? Va bene? Domande? Finora? Chiaro? Sì, che bello. Veramente lo volevo dire, ma non lo ricordavo io. Prometto che glielo dico. Prometto che glielo dico. È una... Prometto che glielo dico alla fine. E, queste risposte, dunque. La prima volta che sono state registrate queste risposte erano i primissimi anni 90 nell'uomo. E questo è un lavoro su una rivista che gli scienziati qui tra voi farebbero carte false per pubblicare su Science, una rivista importante, quando uno pubblica su Science va dai colleghi e dice, beh, ha detto, vabbè, descriviamo queste aree e queste aree sono, l'hanno chiamata, una sorprendentemente specifica rappresentazione del dolore. Wow, i giornalisti si sono buttati sopra questa cosa dicendo, trovato il centro del dolore nel cervello, a proposito della semplificazione che dobbiamo evitare a tutti i costi. Purtroppo serve la divulgazione, serve il giornalismo scientifico, però molto spesso ci sono delle semplificazioni con le quali almeno alcuni di noi, io personalmente, faccio molta fatica a scendere a patti. E questa cosa è stata un grande splash, come si dice nel gergo. E quindi l'idea è, questa è una matrice del dolore, è un'attività del cervello, è l'attività del cervello che fa il dolore. E in effetti studi successivi hanno mostrato che, per esempio, se diamo uno stimolo laser di temperatura che sale, l'attività in quelle aree diventa sempre più intensa. Oppure se diamo quegli stimoli laser sulla mano e registriamo l'attività elettrica con tutti quegli elettrodi, vediamo che questa grande risposta, che si chiama un potenziale evocato, potenziale perché è una differenza di potenziale, evocato perché è evocato da uno stimolo, anche questa risposta è più grande quando la persona mi dice ah, il dolore era 4 rispetto a 1, quindi era graduata. È abbastanza indipendente. È un'ottima domanda. In realtà nell'attività cerebrale che si vede meglio come risoluzione spaziale con queste tecniche, si può vedere più attività nella parte della mappa del corpo che è stata stimolata. Però la stragrande maggioranza dell'attività non è dipendente da dove è avvenuto lo stimolo. È un punto molto importante. E quindi sulla base di questa correlazione sono usciti un sacco di lavori e degli articoli su riviste importanti che hanno iniziato a dire questa è la firma cerebrale del dolore, firma neurologica del dolore fisico. Ora, firma è una parola difficile perché firma implica una relazione 1-1, se la mia firma è mia e non è di nessun altro. E il problema è che la correlazione è una di quelle cose che il nostro cervello, per una serie di motivi che sarebbe divertentissimo, di cui sarebbe divertentissimo parlare, tende a trovare questi nessi causali, anche quando non ci sono questi nessi causali. E questa correlazione, purtroppo, ricordatevelo sempre, le due cose che correlano non implica un rapporto di causa. Non vuol dire che una causa l'altra. Potrebbe essere così, ma non è necessariamente così. Sta di fatto che tutto questo tipo di risultati hanno delle implicazioni. Perché, ad esempio, lo vedrete, adesso negli Stati Uniti ci sono delle company che fanno pagare qualche migliaio di dollari a un paziente che ha il dolore cronico perché è stato per esempio investito, dicendo se io ti faccio uno scan del tuo cervello e dimostro, se hai l'attività in quelle aree, che tu effettivamente il dolore ce l'hai, che non stai mentendo. E quindi vinco magari $200,000. Il problema è che non è così facile, ci sono mille problemi. Oppure esempi forse più drammatici in un certo senso sono quello dei pazienti in coma. Sono dei pazienti in coma, non parlano, non riescono a interagire, non riescono a spiegarsi, non sappiamo se stanno provando dolore. E quindi è stato detto che l'attività in quelle aree
È importante perché ci permette di dire che quella povera persona sta sentendo dolore, quindi dobbiamo fare un trattamento analgesico vero. Oppure il fatto che queste aree che si attivano con il dolore fisico siano simili a aree nel cervello che si attivano se io faccio un compito, per esempio, di empatia del dolore di un altro, è stato usato questa somiglianza per dire, ah, vedi, l'empatia ha la stessa spiegazione, come se veramente uno sentisse male. Sono tutte cose molto belle, molto interessanti e molto affascinanti, ma sono giustificate? E la risposta è no, non sono giustificate. Anche se sono pubblicate in riviste di alto livello. Secondo messaggio di stasera, non tutto quello che è in riviste cosiddette top o importanti o che va sui giornali deve essere considerato vero. Dobbiamo essere molto scettici su tutto. Quindi questa è la domanda. Queste risposte, che a volte permettono di predire il dolore, perché è vero, perché se io faccio quell'esame lì a metà di voi e metto in relazione l'attività cerebrale della metà sinistra della platea con quanto le persone mi dicono che hanno provato il dolore, alleno un computer e poi faccio dagli stimoli dolorosi agli altri, all'altra alla metà destra, e sulla base di quello che il computer o un classificatore, adesso va tanto di moda l'intelligenza artificiale, machine learning, questi termini che spesso non sappiamo cosa significano, io posso in modo abbastanza accurato predire il dolore di una persona da quella parte sulla base di quello che ho visto da questa parte. Il problema è che questa cosa non succede sempre e non è obbligatoria. E quindi la risposta è che queste risposte purtroppo non sono la base neurale del dolore. Come andiamo come tempi? Ok. Certo. Dipende qual è la risposta di cui stiamo parlando. Se parliamo di quelle risposte lì, sì, perché quelle risposte lì non sono il dolore, e vorrei arrivare a dire che cosa sono, ma sono qualcos'altro. E tutto quello che io sto facendo vedere è su dolore acuto improvviso. Sì? Mi chiedevo se avete studiato se questo vale anche per un dolore non fisico. Ci arrivo. Va bene? Ci arrivo, è una domanda bellissima. Il problema è la parola dolore. Perché quando si parla di dolore, persone diverse hanno idee diverse. Per esempio, nel nostro campo dolore è il dolore somatico, quando succede qualcosa al corpo e c'è un danno. Però il dolore della fidanzata che è andata via si chiama dolore, però è tutta un'altra cosa. E arrivo a rispondere alla sua domanda, promesso. Dicevo, queste risposte, è dimostrato, qui l'abbiamo fatto in tutti i modi possibili, che per esempio se diamo degli stimoli dolorosi che sono 20 secondi l'uno dall'altro, e vediamo che c'è questa bellissima correlazione tra questo grande potenziale di vertice e l'intensità del percepito. Il problema è che questa associazione, questa correlazione può, e non solo può, ma deve essere sfidata e bisogna vedere se è robusta. Se una correlazione che c'è e che ci fa per esempio dire che quelle aree sono le aree del dolore, si prova a romperla in qualche modo, a interrompere questa relazione e si vede che non ci si riesce, beh allora piano piano come si dice in italiano, confidence, fiducia che ci sia quella relazione cresce e quindi diciamo, beh, forse è proprio così. Però quando si rompe, vuol dire che abbiamo trovato un'eccezione alla regola e vuol dire che quella regola non è più valida e vuol dire che dobbiamo fare un po' di zoom out e magari trovare una regola ancora più generale. Quindi questa relazione tra ampiezza di queste risposte, sia elettriche che con lo scan del cervello, può essere rotta in entrambe le direzioni. Per esempio, questo è un po' difficile, però spero che... Se diamo degli stimoli dolorosi di 4 livelli. Però anziché darli isolati, uno a ogni 30 secondi, li diamo in dei piccoli trenini di 3 stimoli, separati da un secondo, dolore, 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 e poi c'è un lungo intervallo e poi c'è un altro trenino che ha un'intensità più bassa e chiediamo alla persona quanto facevano male i 3 stimoli. La persona ci dice,
costruiamo quella che si chiama una curva psicofisica, ci dice che l'intensità della percezione, qui sull'asse delle Y, dipende dall'intensità dello stimolo. Se io do uno stimolo più forte fa più male. Però non dipende dal fatto che lo stimolo era ripetuto. Quindi il primo, il secondo e il terzo stimolo più o meno sono analoghi. Che cosa succede nel cervello? La risposta causata dal primo stimolo di questo trenino di tre, l'abbiamo fatto poi in tutte le salse, in 5, 60 e così via, è quella che ci permette di fare quella predizione di cui parlavo prima. Però, attenzione, la risposta causata dal secondo e dal terzo stimolo, che sono ugualmente dolorosi come il primo stimolo, è molto molto più piccola. Lo vedete? Si dice è abituata. Che cosa vuol dire questo? Che abbiamo trovato quell'eccezione, che quella relazione non tiene, o almeno non tiene sempre, e quindi l'idea che l'attività dei neuroni che fanno quest'onda sia la base del dolore, purtroppo non è così. Ci deve essere qualcos'altro. E credo che un po' l'abbiate già capito, che cosa c'è di altro. Quello che succede è che questa risposta è più grande quando lo stimolo è, pensiamoci un momento, più inatteso, è più sorprendente. Perché torniamo all'esperimento, al disegno dell'esperimento, eccolo qua. Questi sono 20 secondi, se io vi dico conta fino a 20 e poi arriva uno stimolo, fate fatica a tenere un cronometro per 20 secondi. Quindi questo primo stimolo è molto più inatteso del secondo e del terzo, perché gli altri sono a un secondo. E quindi ci dice che questa è una risposta relata alla sorpresa. Sorpresa che è quello che ci dice forse c'è una preda da catturare, forse c'è un predatore da cui scappare. Questo esperimento, se lo rifate uguale, ma non usate degli stimoli laser sulla mano che fanno male, ma usate dei suoni di quattro intensità, il risultato non cambia, è esattamente lo stesso. Ci arriviamo. Quindi in questo caso c'è il dolore, ma non c'è la risposta, o meglio la risposta più piccola, però ci può essere anche il contrario. Per esempio, questo è un esperimento che è stato difficilissimo pubblicare perché era contro alcuni dei dogmi, contro il mainstream. Qualcuno di voi ha mai fatto da soggetto volontario in un esperimento di risonanza magnetica? Però avete fatto una risonanza magnetica perché vi siete rotti il ginocchio. Questo è il soggetto dentro il tubo che fa lo scan del cervello e al soggetto noi diamo stimoli di quattro tipi. Con questo fascio diamo lo stimolo laser che fa male sul piede, poi diamo una vibrazione con questo vibratore qui, intensa ma che non fa male, e poi diamo bang, un botto, un suono molto forte, e poi diamo dei flash di luce, anche loro molto forti. Ovviamente i flash di luce, il suono, non fanno male, però sono inattesi. Tutti variabili. Che cosa succede nel cervello? Succede questo. Queste sono le attivazioni, l'attività cerebrale, in risposta a questi quattro stimoli che sono molto diversi. Il dolore, il suono, il tatto e la visione. Chi è che mi sa dire qual è il suono? Qualcuno deve dirmi qual è la visione. Bravissimo, non so chi l'ha detto. Sì, ma perché? Perché a me fanno male le orecchie. Vabbè, ammiriamo l'onestà. Dai, un po' di anatomia del sistema nervoso. È il verde, il visivo, perché, quello che diceva lei, perché è attiva la parte del cervello posteriore dove ci sono le cosiddette aree visive. Però il messaggio qual è? Il messaggio è che sono molto molto simili. Se uno poi guarda con attenzione, ci sono delle differenze. Per esempio, chi è che faceva la domanda bellissima sulla posizione dello stimolo? Qualcuno. Ecco, se guarda qui, allora queste sono sezioni, le chiamiamo assiali, delle sezioni trasversali così, tutte queste messe in fila dal basso in alto, quindi sono delle fettine virtuali. Queste invece sono delle sezioni così, lungo la linea mediana. E se guardate, qui c'è questa attivazione, nel rosso e nel viola, che non c'è qui e non c'è qui, che è l'area dell'arto inferiore nella mappa del corpo. E quindi, con un occhio un po' smaliziato, uno può dire, qui qualcosa è successo che ha toccato, qui invece non ha toccato perché non c'è. Però il messaggio è che se noi coloriamo nello stesso colore le aree comuni, in giallo per esempio, la stragrande maggioranza di quella risposta non è specifica. O almeno non è specifica per il dolore, magari è specifica per qualcos'altro. Questa la saltiamo, anche se è divertente per motivi di tempo. No, ve la faccio vedere. Questo è uno scan cerebrale in pazienti molto rari,
che hanno una condizione grave che si chiama analgesia congenita, cioè hanno una mutazione in uno di quei canali per cui è stato dato quest'anno il premio Nobel a David Julius e Pataputian, e quindi loro non sentono gli stimoli termici come dolorosi, cioè si accorgono dello stimolo ma non hanno percezione del dolore. Ed è una condizione estremamente debilitante, e se non seguiti bene questi bambini hanno delle mutilazioni gravi, perché non sentendo il dolore giocano, si fanno male e continuano a giocare, oppure toccano il fuoco e così via. Beh, questi pazienti, se facciamo quell'esperimento lì, hanno la stessa attivazione nel cervello. Quindi loro il dolore proprio non ce l'hanno, eppure quelle aree, qui sono mostrate in giallo, si attivano nello stesso modo. Un'altra prova che ci dice che quelle aree non sono specifiche. Vi avevo detto che avrei dato più domande che risposte. La stessa cosa succede con l'attività elettrica, quel grande potenziale di vertice che abbiamo visto prima, che lo fanno anche gli stimoli acustici, lo fanno anche gli stimoli visivi, se e solo se sono stimoli improvvisi che sorprendono. E quindi quella che era considerata una pain matrix, in realtà non lo è, perché la stessa cosa più o meno la possiamo avere con degli, la possiamo provocare con degli stimoli che non sono mai dolorosi. Che cosa significa questo? Significa che non eravamo stati così accurati e che il giornalista che aveva detto trovato il centro del dolore nel cervello non aveva forse pensato troppo, ma non è del resto suo il compito di fare la ricerca. Però vi ricordate questo, l'anatomia dietro quelle risposte. Diamo lo stimolo sulla mano, l'informazione sale, arriva nel midollo spinale, va su nel cervello, nel talamo, arriva nella corteccia e provoca il dolore. Questo è innegabile. Però, e quando dicono che siamo tentati, è una tentazione drammatica di semplificare le cose, però se ci pensate, una puntura sulla mano improvvisa o un fascio laser sulla mano produce il dolore, sì, ma non produce solo il dolore. Cos'altro produce? Produce una risposta attenzionale. Faccio attenzione, è successo qualcosa lì. Produce una risposta del sistema nervoso autonomo. Ci fa aumentare, per esempio, la frequenza cardiaca. Ci fa ridurre la pupilla per essere pronti a vedere meglio e a scappare. E soprattutto ci fa scappare. Perché se io, in laboratorio, che dico al mio soggetto stai fermo, non ti muovere, non succede nulla. Però in condizioni naturali, appena c'è qualcosa che fa male sulla mano, c'è una risposta. E quindi dimenticare tutte le altre cose che succedono e focalizzarsi solo su quello che stiamo cercando è pericoloso. Queste cose, di solito, tutte queste cose che io chiamo specifiche, vanno di pari passo, mano nella mano, con il dolore, ma non sempre. E il motivo per cui all'inizio si vedevano queste correlazioni è perché la risposta nel cervello è principalmente causata da queste attività non specifiche per il dolore, che spesso, ma non sempre, correlano con il dolore. Se però io inizio a fare degli esperimenti un po' più raffinati in cui dissocio la sorpresa dal dolore, quando lo stimolo lo ripeto, oppure do degli stimoli che non sono dolorosi ma sorprendono, e allora queste due cose si dissociano e quindi quel castello cade. E quindi ci chiediamo se è corretto dire ho un paziente in coma, vedo quella risposta nel cervello, devo fare una terapia analgesica. Forse la devo fare, però non ho una base solida per dire che la devo fare, perché so che quella risposta non è più specifica. E così tutti questi studi di neuroscienze sociali che cercano di capire le basi dell'interazione con indagini strumentali di questo modo. Questo è un lavoro, di nuovo, su una rivista importante. Qualcuno aveva chiesto sul dolore, come l'aveva chiamato il dolore? Non fisico, ok, dolore emotivo, affettivo. Che cosa hanno fatto? Hanno fatto in questo esperimento, hanno messo nello scanner cerebrale delle persone che giocavano un gioco virtuale, un videogioco, con altri due che stavano fuori dallo scanner. In realtà non era vero che erano due persone fisiche, però la persona nello scanner veniva detto che giocava con dei giocatori esterni. E poi quello che succede in questo paradigma è che all'improvviso i due giocatori esterni dicono no, tu non giochi più, e lui, poverino, rimane lì e vede i due che giocano. Ed è un paradigma che gli psicologi sociali usano per studiare l'esclusione sociale. Non ce la faccio a non dire che io non riesco a credere a questo tipo di paradigma. Cioè è vero che abbiamo bisogno di ridurre e di semplificare, però è molto molto difficile ingabbiare concetti così d'alto livello, l'empatia, l'interazione sociale, in esperimenti che sono rigorosi.
chiusa parentesi. E quindi hanno visto questa cosa e quando c'era il game over, non puoi più giocare con noi, che cosa vedevano? Vedevano che si attivavano le stesse aree che si attivano durante il dolore fisico. E quindi, sulla base di questo, assumendo che quella fosse una risposta specifica, dicevano, vedi, il dolore sociale è un dolore vero. E magari lo è un dolore vero, ma in un senso completamente diverso, non in un senso somatico. Questo è un esperimento di un collega negli Stati Uniti, che ha avuto molto, molto, molta risonanza. Cosa ha fatto? Ha messo nello scanner degli studenti, come alcuni di voi, che aveva selezionato per il fatto che erano stati appena lasciati dal fidanzato o dalla fidanzata. Quindi avevano appena provato un dolore non fisico, un dolore... E li ha messi nello scanner, e non contento di farli soffrire durante un periodo già difficile, nello scanner gli ha dato due tipi di stimoli. Uno era il dolore sulla mano, e l'altro tipo di stimolo era una fotografia improvvisa dell'ex, che era scappato con un'altra persona. Voi ridete, però così era. E che cosa ha scoperto, cosa hanno trovato? Sorpresa, che i due tipi di stimoli, la foto dell'ex e il dolore sulla mano, attivavano le stesse aree. E quindi, sulla base di questa somiglianza, concludevano che il rifiuto sociale ha una rappresentazione somatosensoriale uguale a quella del dolore fisico, che sulla base di quello che abbiamo visto non è così giustificato. Il problema è che questo tipo di risultati hanno delle implicazioni, a volte in buona fede, però hanno delle implicazioni. Per esempio, qual è il passaggio dopo? Se voi dite il dolore sociale, per esempio quando qualcuno viene bullizzato, è uguale al dolore fisico per questa dimostrazione, che noi oramai lo sappiamo, non è così rigorosa, qual è il passaggio successivo? Che si dà a un... non sento. Farmaci, analgesici, a chi? Al bambino bullizzato. E questa cosa magari funziona, ma sicuramente non funziona perché non è questo il razionale per fare quel tipo di terapia. E negli Stati Uniti, per esempio, questa è una cosa che sta prendendo abbastanza piede. E di nuovo è un problema di linguaggio, di rigore, di precisione dei termini. Questo l'ho messo per ridere perché ci sono quelli di scuola, uno studio che ha mostrato addirittura che aspettarsi di dover fare un compito di matematica attiva le stesse aree, quindi è doloroso. Ok. Altro esempio di problema, questo oramai lo sapete che cos'è. È l'attività nel cervello quando do uno stimolo che fa male. Tra di noi sappiamo che la vediamo la stessa anche se diamo degli stimoli sorprendenti di altra natura. Secondo voi che cos'è questo in basso, B? È un'attività simile nel cervello di un... non sento. Dolore non fisico? No. 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 È uno stimolo improvviso, sì, ma non è quello. Sono tutti stimoli improvvisi. È un neonato. È un neonato. E c'è un grosso problema in clinica, perché fare l'anestesia nei neonati è una cosa a rischio, una cosa pericolosa. Ovviamente c'è un grossissimo bisogno di capire quando farla e capire se sentono dolore. Non entro in questa spinosa situazione, ma di nuovo dire che, visto che vediamo attività in queste aree, una prova che il neonato sta male, quindi dobbiamo fargli l'anestesia e intubarlo, non è forse una cosa così solida. Domanda interessante, però la deve fare meglio. Che cosa? Qual è il soggetto? Allora, la risposta è sì. Sì e no insieme. Queste risposte che mostro sono delle risposte estremamente antiche da un punto di vista filogenetico, evoluzionistico. Quindi una parte di questa cosa qui è già scritta nei geni. Non so se si ricorda, facevo vedere quelle cose per cui alcune caratteristiche del mondo, quando uno nasce, è già scritto perché è stato molto utile in passato. Quindi in un certo senso no, non c'è apprendimento. Però ovviamente, per esempio quella cosa dei tre stimoli ripetuti, perché il cervello decide di non dare così tanta rilevanza al secondo e al terzo stimolo? Perché ha
appreso che c'è quella sequenza dopo un po'. Quindi è una domanda molto interessante, però bisogna sempre dire a che livello di apprendimento. Io penso che lei intendesse un livello di apprendimento più alto, che la persona sa o ha diversi rapporti con l'esperienza del dolore. Se quella è la domanda, queste risposte sono risposte molto, noi le chiamiamo low level, molto antiche. E un esempio che a me piace fare è di come queste risposte a volte vincono sulle cose più moderne, è quando andate al cinema. Queste risposte servono a scappare, servono a preattivare il sistema motorio, questo è il messaggio finale. E non è dolore perché preattiva il sistema motorio anche un'esplosione che succede adesso mentre siamo tutti attenti, quindi servono a scappare. E a volte questo bisogno di scappare è stato talmente selezionato dall'evoluzione che vince su tutto. Se voi andate al cinema a vedere un film di James Bond e state lì in poltrona e sullo schermo succede una cosa all'improvviso, che cosa fate? Chiudete gli occhi e fate così. Ma sei stupido, lo sai che non ti può far male, perché la tua corteccia prefrontale sa benissimo che sei andato al cinema e così via. Eppure quello è un circuito antico che in quel momento vince su strutture nervose moderne. E questo è un altro concetto molto bello e molto importante, del fatto che il cervello è molto stratificato e che le cose sono state aggiunte, e c'è molto questo crosstalk fra strutture antiche e strutture nuove. Queste sono risposte talmente importanti, o meglio, che sono state talmente importanti, che in alcuni momenti vengono fuori. In quell'esperimento della tripletta, l'abbiamo fatto in tutti i modi possibili con i tre stimoli, cambiando la modalità. Se io riduco la sorpresa, dicendo al soggetto che cosa succede, per esempio che una sequenza sarà suono, suono, dolore, e lui lo sa che è dolore, in realtà non cambia niente. Cioè è impenetrabile alla cognizione. Quindi ho levato la sorpresa a un livello alto, ma non sono riuscito a levare una sorpresa a un livello basso, perché sorpresa implica necessariamente una predizione. C'è sorpresa solo quando c'è una predizione di quello che succederà. Se quella predizione è violata, allora c'è la sorpresa. Quella predizione può succedere a diversi livelli, a un livello basso e a un livello alto. Quindi queste risposte sono molto poco in relazione con le cose a livello alto. Io non ho idea del tempo. Ah, ma è tardissimo. Tardissimo. Mi fermi tu? Sì. Io vado avanti, poi. Sì, domanda. Ha senso la frase che spesso diciamo: ho la soglia del dolore più alta della tua? Cioè, è una frase sensata. Sì, ha senso. Ha senso perché esiste una grandissima variabilità nelle cose biologiche e siamo tutti abbastanza diversi. Il problema è dimostrarlo. Cioè è molto molto difficile questa cosa dimostrarla. E prima che iniziassi qualcuno mi ha fatto una domanda molto interessante su come facciamo a decidere quando c'è il dolore. Ecco, è molto molto complicato. E riuscire con una metodica strumentale a aggredire quell'aspetto di privatezza del soggettivo è molto difficile. Quindi ci sono differenze, sicuramente, in alcuni casi sono eclatanti quando c'è una diversa molecola nei pazienti, quelli appunto di cui parlavo prima, che non sentono il dolore, però quando nelle condizioni un po' più normali è difficile. Per me no, basta che urla. Ah, ok. Per quanto riguarda la tripletta, come l'ha definita precedentemente sì. Lei, appunto, in base al numero successivo di stimolo, la risposta del cervello è meno efficace, o insomma più lieve rispetto a quella iniziale. È dato solamente dal fatto che ce lo si aspetta, o, come immagino potrebbe essere per un anticorpo, è un tipo di, come posso dire, di reazione che già di cui si ha già esperienza? Cioè, per essere più chiaro, intendo: se io ho già provato un determinato tipo di dolore, magari andando avanti nel tempo, provo sempre lo stesso dolore, magari non aspettandomelo, però può essere meno forte rispetto alla prima volta. La domanda è se è dato dal fatto che ce lo aspettiamo, cioè questo effetto qui? Allora, la risposta è sì. Se è già stato provato precedentemente. Precedentemente... Senza aspettarselo. Cioè, un esempio, se io mi... Dal dolore. Esatto, qualcosa di simile intendo.
Cioè, se io mi pungo per la prima volta nella mia vita, magari poi non mi aspetto di ripungermi, ma mi ricapita, ho la stessa soglia del dolore come quella iniziale oppure è più lieve? Innanzitutto è una di quelle domande che mettono in difficoltà, perché è molto difficile fare un esperimento mostrando queste cose uniche sulla prima volta e la seconda volta. Quello che posso dire è che questo effetto qui che si vede è perché la predizione che fa il sistema nervoso è che il livello di input sensoriale non cambia, o meglio, la predizione che fa il sistema nervoso per dire non sono in pericolo è quella: non cambia il livello di input. In questo caso il livello di input è cambiato in due modi. È cambiato, se consideriamo, scordatevi la tripletta, pensate solamente uno, anzi andiamolo a vedere, è cambiato perché, perché prima non c'era nulla e poi all'improvviso, bang, c'è questo stimolo molto intenso che sale molto rapidamente, quindi in quel senso era previsto che non succedesse niente, invece c'è stato questo aumento. E questa è una risposta a un livello. E poi è un po' come un frattale. Quando però lo stimolo ne do più di uno, qui si mescolano due forme di sorpresa insieme. Una è la sorpresa del fatto che questi sono bang, 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 sono stimoli singoli, quindi c'è quella sorpresa rispetto all'idea che nulla deve cambiare prima. E in più c'è una sorpresa ad un livello più grande, perché io ho, o meglio, il mio sistema nervoso basso ha appreso che c'è questa sequenza e quindi non sa quando inizia questa sequenza per il paradigma che abbiamo visto prima. Però una volta che parte il primo stimolo sa quando ci sono gli altri due. Una cosa importante che voglio dire, forse non l'ho detta per non annoiarvi, è che per i neuroscienziati qui c'è una cosa fondamentale nel sistema nervoso che si chiama refrattarietà, che a volte i neuroni non sono in grado di rispondere di nuovo quando hanno già risposto. Questo effetto di riduzione non è una refrattarietà neurale, perché se io questo esperimento lo cambio e in una delle 32 triplette che do, anziché essere dolore, 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 è dolore, suono, dolore, a quel punto anche il secondo è molto grande. E proprio attraverso questo gioco di cambiare le caratteristiche dello stimolo, quello che possiamo fare è una specie di hackerare, crack the code, di come il sistema nervoso, della gerarchia che usa il sistema nervoso per decidere quando vale la pena fare questa risposta. Per esempio, facendo cambi di che cosa succede, suono, luce, stimolo termico, oppure di dov'è, mano destra, mano sinistra, oppure di quanto cambia l'intensità dello stimolo, cioè cambiando uno dei quattro caratteristiche fondamentali che fanno ogni stimolo sensoriale, che cosa è, dove è, quanto è forte e qual è la sua dinamica temporale, abbiamo visto delle cose interessanti. Per esempio, che il cervello è molto più in grado di vedere, tiene molto di più a vedere i cambi di cosa rispetto ai cambi di dove. E i cambi di dove dipendono se il cambio di dove implica che una cosa si sta avvicinando o si sta allontanando. Quindi tutto ci dice che questo sistema è accordato in un modo fantastico per identificare le cose alle quali bisogna potenzialmente reagire in modo rapido. Quindi una cosa da acchiappare oppure un predatore a cui scappare. Poi magari ne parliamo. Sì. Volevo chiederle, si sente, sì. Ecco, tra le percezioni che noi possiamo avere di tutti gli enti, diciamo, diversi dal nostro corpo, oppure le sensazioni interne, non so, una fitta, insomma, tutto ciò di cui possiamo avere coscienza a livello più o meno conscio, appunto. Esistono alcune di queste esperienze che sono completamente slegate rispetto al piacere, al dolore o comunque alla fuga, alla polarità fuga-attrazione? Oppure no? Sì, è un'ottima domanda. Parliamo dell'uomo? Sì, direi in larga maggioranza sì. Cioè, quello di cui io parlo e che mi interessa sono le risposte che, e sono importantissime, che servono a fare delle reazioni motorie urgenti. Però, ad esempio, se noi guardiamo un quadro, oppure se leggiamo un libro, c'è una estrema attività cerebrale, estremamente raffinata, estremamente importante, di cui noi siamo perfettamente consapevoli, che però non ha quelle caratteristiche di sorpresa, nel senso in cui intendo io di sorpresa, e di immediatezza che impongono una fuga immediata o un approccio immediato. Quindi sì. Proprio prima aveva accennato nel rapporto tra sogni e dolori, proprio aveva accennato, aveva detto che ne avrebbe parlato magari in futuro, ok, in un altro momento. Però a me piacerebbe sapere se questo proprio
almeno se potessi accennare questo rapporto tra, approfondirlo un po', questo rapporto tra sogni e dolore. Per esempio, supponendo che faccio un sogno dove io lascio la mia ex, ok? Posso esprimere dolore nella vita reale, tipo? Lascio la mia? Cioè, non ho capito. Lascio la mia ex, tipo, la mia fidanzata. Scrivo, io provo lo stesso dolore reale. Ok. Cioè, questo rapporto tra sogni è in realtà... Ok. Molto. Allora, domanda complicatissima alla quale è molto difficile dare risposta, però sono molto contento perché questa è esattamente una delle cose dove io spero di passare i prossimi anni. All'inizio ho detto, queste risposte sono la cosa più grande che fa il cervello dell'uomo sveglio e sano, ovviamente senza epilessia, dove ci sono lì delle attività enormi. Nel sonno ci sono delle risposte molto simili e... voglio farvela vedere perché questa è quella nella veglia. Ok, questo grande potenziale. Allora, nel sonno, il sonno è una cosa strana ed è una cosa pericolosa, perché nel sonno c'è quella che si chiama una disconnessione sensoriale, cioè noi siamo disconnessi dall'ambiente. E quindi è ancora più importante che il cervello abbia un residuo barlume di capacità di identificare quello che succede nell'ambiente, perché il sonno è pericolosissimo per i predatori, oltre al fatto che non ci fa cacciare, non ci fa prendere. Nel sonno esiste una risposta molto simile a questa, che è negativa, positiva, avrei dovuto spiegarlo. La negatività in questi segnali elettrofisiologici è sempre plottata in alto. Il motivo è perché quando i primi elettrofisiologi studiavano le potenziali d'azione nell'assone gigante del calamaro, per vedere che sono delle depolarizzazioni, quindi sono dei negativi, per vederli che vanno in su li disegnavano così, e quindi è rimasta questa tradizione. Quindi nel sonno c'è questo negativo positivo, è un po' più largo, è un po' più grande, e questa risposta si chiama il complesso K. E si chiama il complesso K perché il neurologo americano che lo ha descritto negli anni 30 si è accorto che lo vedeva quando lui faceva knocking. Ok, quindi l'hanno chiamato complesso K. Quindi il cervello che dorme è in grado di rispondere all'ambiente senza svegliarsi, fa delle risposte che sono non uguali ma simili a queste, e la cosa estremamente affascinante è che il cervello che dorme fa questo complesso K, adesso immaginatevi una cosa simile a questa, anche se non è questa, non solo quando c'è uno stimolo esterno, ma anche in modo spontaneo, quindi senza uno stimolo apparente, senza uno stimolo che noi riconosciamo. E una cosa molto di frontiera, ci sono degli studi, non so se Marcello ha parlato di questa cosa, se noi prendiamo una persona che dorme e la svegliamo in modo seriale per tutta la notte, un po' cattivo, insomma, ogni 20 minuti, e chiediamo a ogni risveglio, avevi delle sensazioni coscienti? Sì. Se le avevi, che cos'erano? Oppure no? In questo paradigma, se nell'intervallo temporale, nei 30 secondi precedenti al risveglio esterno, al risveglio dell'esperimentatore, se c'erano tante di queste risposte spontanee, è più probabile che la persona dica sì, ricordavo qualcosa e avevo un sogno. Quindi, l'ipotesi totalmente da testare è che queste attività spontanee che fa il cervello a riposo, di molto simile a quello che noi abbiamo studiato in tutte le salse come sorpresa nella veglia, siano dovute a un'attività sensoriale non dell'ambiente ma generata internamente. E quindi l'idea che possa esserci qualcosa legato al contenuto onirico è sicuramente un'ipotesi molto affascinante. Grazie, anch'io volevo fare una domanda perché ho visto che in questa trattazione è tutto molto delicato, tecnico e confuta, cioè è molto 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 preciso. Io volevo andare a monte e avere un quadro un attimino più solido del panorama, del background che sta dietro, forse le ricerche che vengono un attimino prima, perché la domanda che mi ponevo è, ok, abbiamo visto gli esperimenti che hanno confutato delle possibili correlazioni tra attivazioni delle aree neurali e il dolore, ma ci sono già degli esperimenti che appunto attraverso questi studi di attivazioni permettono di associare delle emozioni a delle attivazioni in modo chiaro, definito, che lei direbbe scientifico, che lei potrebbe dire scientificamente inoppugnabile, chiaro che poi dopo sempre nei termini di tutto ciò. E volevo capire se già c'è cosa c'è già di un po' più definito. Poi adesso ho apprezzato molto tutto questo discorso, però volevo
e avere forse un quadro, qualche parola per avere un'idea, potrebbe essere, grazie. Allora, le emozioni viene sempre come domanda, io faccio sempre fatica, perché emozioni è una di quelle parole scivolose, nel senso cosa significa esattamente, come si fa a studiarle, come si fanno a imbrigliare in un paradigma sperimentale rigoroso. Credo che la sua domanda, credo, faccia riferimento a questa idea del tutto corretta, che tutto quello che noi siamo e proviamo è attività elettrica nel nostro, elettrochimica nel nostro sistema nervoso. E quindi anche le cose che a noi sembrano più evanescenti e spirituali non sono altro che il risultato di attività elettrica. Questo che ci piaccia o no è così. Che poi pone tutti i problemi sul determinismo, il libero arbitrio. E quindi c'è molto la tentazione, che credo sia un po' quello che diceva lei, di dire abbiamo questi segnali cerebrali, cerchiamo di associarli a delle soggettività. E il problema è che è molto difficile, perché molto spesso queste risposte non sono specifiche e la complessità del sistema è molto, molto elevata. E, si chiama mind reading. E in alcuni casi funziona, per esempio ci sono degli studi, c'è un gruppo in Giappone molto, molto buono che usa la risonanza magnetica per vedere l'attività nella quella zona posteriore del cervello, quel verde che mostravo prima, durante per esempio l'osservazione di alcuni videoclip, e insegna a un computer ad associare lo stimolo alla risposta. E poi dopo fa una cosa interessante. Dopo aver insegnato a quel calcolatore, dà uno stimolo che il calcolatore non ha mai visto nel set di training, e dice, ok, sulla base di questa risposta decodificami quello che poteva essere uno stimolo. Il calcolatore addirittura ricostruisce un video di uno stimolo, che è molto simile allo stimolo, è come se fosse un segnale di una televisione disturbato, però è molto simile. Wow! È un problema tecnologico molto, molto grosso, anche etico se vogliamo, perché... Però è una cosa molto specifica, e secondo, ci ha fatto capire come funziona il cervello risolvere questo problema? Non tantissimo, perché la complessità della circuiteria che c'è dietro non l'abbiamo aggredita in quel modo. È un problema enorme di bioingegneria e tecnologico, in questo lo dico non in un modo derogatorio. Però credo che per capire i meccanismi dei circuiti sia necessario usare delle cose ancora più semplici. E quindi alla sua domanda la risposta è no, è molto difficile. Sì, avevo, sì. Visto che il dolore è un'opzione di protezione in un certo senso per metterci all'allerta e attivare dei meccanismi di difesa, sì. Quando però siamo in una situazione dove il dolore si protrae per lungo tempo, non c'è un meccanismo per cui il nostro organismo, come dire, allieva, diminuisce questo dolore perché intanto non... Sì, qui apriamo una porta, una cosa molto grande, molto importante. Allora, il dolore di cui ho parlato io è il cosiddetto dolore fisiologico, il dolore che tutti vogliamo avere, guai a non averlo. Quando il dolore persiste e dura più di un certo tempo, il tempo della guarigione dell'ala rovinata oppure quello che ci fa scappare, è il cosiddetto dolore cronico, è un dolore che si è per motivi patologici disaccoppiato dal suo beneficio. E a quel punto il modo in cui il sistema nervoso reagisce è molto importante. È molto importante nel senso che determina molto quella che sarà poi la storia naturale, per esempio, di un paziente con dolore cronico. Ad esempio, esistono delle associazioni molto elevate tra tratti depressivi prima che si verifichi un dolore cronico e la possibilità di sviluppare un dolore cronico. E c'è tutta una linea di ricerca molto affascinante che c'è un gruppo a Chicago, a Northwestern, che fa esattamente queste cose, in cui fanno degli scan di risonanza magnetica come quelli che facciamo noi, però senza stimoli, quindi una fotografia, se vogliamo, della connessione del cervello a riposo, di pazienti, per esempio, che faranno un intervento chirurgico, che a volte provoca un dolore cronico, a volte no. E l'idea è vedere, è rispondere alla domanda, possiamo sulla base di un'analisi funzionale di come funziona il cervello di quella persona a riposo, predire se quella persona più o meno svilupperà dolore cronico? E la risposta è, sorprendentemente riescono a farlo in modo parecchio accurato. E i circuiti che sembrano essere più importanti per questo tipo di decisione del destino,
sono i circuiti cosiddetti quelli del reward, della motivazione. E quindi, di nuovo, forse l'idea è che il cervello non è una tabula rasa, ma ha delle inclinazioni che a volte possono essere quelle che, nel caso del dolore cronico, determinano la presenza o no del dolore cronico. E tant'è vero che in molte forme di dolore cronico, soprattutto quelle cosiddette più, è una brutta espressione che richiama un dualismo che non esiste, quelle più psicogene, sono curate in modo abbastanza efficace con dei trattamenti che si occupano della comprensione del dolore stesso, dei trattamenti di alto livello, dei trattamenti non farmacologici. Non so se avete avuto Fabrizio, mi dicevi che avete avuto Fabrizio Benedetti qui. No, l'avrete, ok. Per esempio, ci sono sempre questo stesso gruppo, e sapete l'effetto placebo che cos'è, no? È, diciamo, alcuni effetti da suggestione. Poi nel dolore è proprio l'esempio paradigmatico, in cui ti do la pillolina di zucchero, tu pensi che sia una morfina e senti meno dolore, ma su mille cose l'effetto placebo. E non tutti ce l'hanno, più o meno 40% delle persone rispondono bene. È molto interessante trovare un modo per indovinare chi risponde e chi no, anche clinicamente, perché vuol dire che se qualcuno è un placebo responder posso dargli meno opioidi. E anche su quello, un'analisi di quello che si chiama attività cerebrale a riposo, cioè quando il soggetto non sta facendo nulla, ovviamente il cervello funziona, e permette di fare queste predizioni. Sono lavori molto recenti. Professore, mi chiedevo, a proposito di questo fatto della suggestione, no? C'è una base reale oppure è solamente un altro caso di suggestione il fatto che alcune persone ritengano che provando dolore fisico provino anche piacere? Cioè, il masochismo ha una base scientificamente dimostrata o è un caso di suggestione? Rispondo come ho risposto prima. Che ci sia una base fisiologica, sì, certo, perché il nostro comportamento è quello. Che sia dimostrabile, oppure che abbiamo le tecniche di indagine per riuscire a dire ma questo è il meccanismo vero, non ci siamo, è molto molto difficile. Abbiamo solamente degli indizi. Però la cosa importante è che non è magia, cioè l'effetto placebo, se io a Ermanno do la pillolina di zucchero e lui pensa che sia un oppioide, e poi gli do uno stimolo doloroso e lui mi dice ma non fa male, non è magia, è perché il suo sistema nervoso per questo contesto psicosociale ha fatto quelli che si chiamano opioidi endogeni, ha fatto una morfina prodotta internamente. Tant'è vero che se io gli faccio un pretrattamento con un farmaco, una sostanza che blocca gli opioidi, anche se lui ci crede, però non riesce a sentire meno dolore. Quindi non c'è magia quando si parla di effetto placebo, un effetto pure, come tutto, risponde, non scappa alle leggi chimico-fisiche. Beh. Vado avanti? No. Domande? No, domande va benissimo. Mi è capitato qualche volta di, durante il sonno, percepire del dolore fisico ed essere cioè avere proprio la percezione di fare qualcosa che in realtà non sta accadendo. Proprio associarlo a una circostanza che è nel sogno, ma percepire proprio il dolore fisico. Secondo me questo è un bellissimo esempio del fatto che durante il sonno c'è coscienza. E quel modello che usiamo noi per interrogare il mondo, quello di cui ho parlato all'inizio, in realtà funziona nello stesso modo, non nello stesso modo, però funziona con dei principi abbastanza simili anche durante questa creazione di mondi interni. Cioè quasi si stesse costruendo una circostanza che non esiste per giustificare quel tipo di dolore, non lo so. Beh, questa è una cosa secondo me ancora un po' diversa ed è molto interessante. Io non sono un esperto di sogni, per quanto sia estremamente affascinante. Il fatto che spesso nei sogni c'è, adesso uso di nuovo, questo è un esempio fantastico di come le parole hanno significati diversi e se uno non specifica cosa vuol dire non ci si capisce più. Che a volte nei sogni ci sono degli episodi di sorpresa e non parlo più della sorpresa di cui parlavo lì del bordo di una mela o del colore, parlo di una sorpresa di alto livello.
che a volte nei sogni ci troviamo spettatori di una cosa che succede, e in realtà però è il nostro sistema nervoso che ci inganna, però succede che a volte la storia nel sogno ha poi una chiusura e dice ah, ma allora era così per quella cosa lì, e questo è molto, molto affascinante, però non ho esperienza di sogni. Molto interessante anche perché si sogna, cioè nessuno sa veramente perché si sogna, una delle ipotesi più, se vogliamo, più di basso livello è quello per oliare dei meccanismi motori che poi ci serviranno quando ci troveremo a dover veramente avere a che fare col predatore. Esistono delle lesioni cerebrali che levano il blocco che abbiamo noi tutti quando dormiamo, che fa sì che l'attività cerebrale motoria, per esempio nei sogni, non vada ai muscoli. E ci sono delle lesioni che fanno sì che le persone poi facciano quello che sognano. Queste lesioni si possono fare negli animali in modo sperimentale. E quindi si può fare una cosa molto interessante. Si può andare a vedere, per esempio, il contenuto dei sogni, almeno attraverso il comportamento, di, lo so, è bruttissimo dire, però di un gattino appena nato, che non ha mai avuto esperienza del mondo, e facendo questo tipo di lesione, andando a vedere il comportamento, sono vecchi lavori, vecchi esperimenti, si vede cosa fa. E il gattino appena nato fa tutte le cose che fa di fondo, che fa il gatto grande, cioè fa il gesto di acchiappare la preda, il pelo grosso, movimenti di tipo sessuale, il che vuol dire che nel geni di un animale non solo c'è quell'immagine del mondo che farà sì che quell'animale esperirà il mondo nel modo più utile per sopravvivere, ma anche c'è tutto un repertorio motorio che è stato utile in passato ed è stato selezionato. Quindi una delle ipotesi è che i sogni servano a far sì che poi quando per la prima volta devi acchiappare il topo lo fai meglio perché hai avuto questa specie di ripetizione interna o prova interna, se, prova generale se vogliamo. Volevo chiedere, quelle tecniche di cui ho sentito parlare con rilassamento, cose del genere, che aiutano a non sentire dolore, per esempio dal dentista, cioè, hanno un significato in questo contesto o sono spiegabili in qualche modo? Allora, funzionano? Se funzionano, ben venga. È un po' come l'agopuntura, problema molto spinoso, perché l'agopuntura, c'è chi dice, ma l'agopuntura funziona, perché io ho fatto l'agopuntura e non sento più dolore. Però non è abbastanza, o meglio, ha funzionato. Il problema è dimostrare che ha funzionato per il motivo per cui chi fa l'agopuntura ritiene che funzioni. Cioè, che possa funzionare l'agopuntura come un meccanismo psicosociale che fa qualcosa al tuo sistema nervoso, che modula il suo funzionamento, non ci piove. Che però l'agopuntura funzioni perché sul corpo ci sono i meridiani e i paralleli, questo non solo è tutto da dimostrare, ma non è stato mai dimostrato. Mi chiedevo se persone appartenenti a culture diverse e lontane tra loro danno lo stesso tipo di risposta. Queste risposte, sì, qui sono quasi del tutto sovrapponibili, perché sono risposte molto, noi le chiamiamo di basso livello, no? È quella cosa del cinema quando uno fa il movimento. Con un collaboratore che era con me, poi è andato in Cina, adesso ha un gruppo in Cina, lui in Cina fanno questi esperimenti su tantissime persone perché hanno questa grande disponibilità di soggetti volontari. E una volta abbiamo visto delle differenze, allora abbiamo detto ma questa è una cosa, e probabilmente queste differenze piccole, sono probabilmente dovute a caratteristiche anatomiche, forma della scalpo e cose così. Quindi se la domanda era le differenze culturali, su queste risposte c'è poco o niente. Ci sono questi fondamentali, come i fondamentali, una cosa che trovo estremamente affascinante, i fondamentali di estetica. Per esempio, ci piace di più un intervallo musicale di quinta piuttosto che un intervallo musicale di seconda. E ci piace, se ci fossero qui degli umanisti, storcerebbero il naso, ma ci piace perché è così scritto nei nostri geni, perché è stato utile da un punto di vista evoluzionistico. Magari non sappiamo perché è stato utile, però quella è la spiegazione.
Questo secondo me è interessante, una cosa di cui un po' parlare, il fatto che in persone anche estremamente stimate, che non hanno un rapporto diretto con la scienza, a volte dire che ci sono degli innati biologici, dei fondamentali biologici, è una cosa che dà una specie, in alcune comunità dà un riflesso di difesa, dicendo ma non può essere così. Io ho passato un anno in Francia in uno di questi istituti che mettono insieme scienziati e umanisti e parlavamo di questa cosa della musica. E appena qualcuno che fa il musicologo sente questa cosa qui, non tutti, però alcuni dicono no, ma non può essere così, è tutto culturale. Culturale, di solito si contrappone culturale a biologico, a me non piace questo. La contrapposizione ritengo più corretta è innato-acquisito. Quindi dicono è tutto acquisito. No, non è tutto acquisito. E tant'è vero che ci sono degli esperimenti bellissimi che ha fatto Giorgio Vallortigara a Trento, in cui ha mostrato che se si prendono dei soggetti e si mette un altoparlante che fa un intervallo di quinta, un altoparlante che fa un intervallo di seconda, i soggetti stanno più tempo verso l'altoparlante di quinta. E quando poi al collega musicologo si spiega che il soggetto non era un uomo ma era un pulcino, la reazione a volte è a dire ma non è possibile. E invece è una dimostrazione elegantissima e molto bella che c'è un grounding biologico anche di alcune preferenze. Poi questo non vuol dire che la cultura non abbia la capacità di interferire e intervenire. Per esempio, se avete mai sentito Schoenberg, le prime volte che sentite Schoenberg è stridente, fastidioso, perché probabilmente c'è un innato che ce lo fa definire fastidioso, però poi se lo si studia si capisce. Questa è quella bellissima interazione tra strutture nuove e strutture antiche di cui parlavo prima. In parte ha risposto adesso alla domanda che sto per farle, ma volevo chiedere, se lei finora ha parlato sempre di umani. Di umani? Di umani, sì, però ha sempre ribadito, ed è l'unica cosa facile da capire, come a quelle che sono le reazioni, diciamo, molto primitive, molto antiche, si sommano stratificazioni più recenti. Ma allora a quel punto non sarebbe interessante distinguere queste reazioni di un cervello molto complesso come quello umano rispetto a cervelli più elementari? Perché a quel punto la cultura diventa nello suo studio un disturbo di fatto. Una domanda molto bella, un pochino ne abbiamo parlato, sì. Allora, innanzitutto non è vero che non ho parlato di animali, nel senso che mi sembra di aver detto più volte che queste risposte ci sono anche in organismi più semplici. E quegli esperimenti con la tripletta, per esempio, nel ratto, funzionano nello stesso modo. E una cosa molto interessante che stiamo facendo in laboratorio, noi abbiamo sempre lavorato con gli umani, ma ultimamente stiamo iniziando a fare ricerca animale. Stavo quasi per prendere una diapositiva di un articolo che stiamo scrivendo in cui abbiamo fatto uno studio comparativo in cui abbiamo studiato il comportamento di fuga a stimoli visivi improvvisi e l'abbiamo fatto nella larva dello zebrafish, che è un pesciolino microscopico, nel pulcino, nel topo e nell'uomo. E per esempio una cosa bella è che si vedono dei fondamentali, cioè si vedono alcune caratteristiche. Per esempio che quando la risposta di fuga è molto molto rapida, uno potrebbe aspettarsi che se c'è uno stimolo pericoloso di là, se ci penso un po' più tempo scappo dalla parte giusta, ed è vero. Però se prendo le risposte immediate, non sono caotiche, ma tendono ad essere attrattive. C'è un paradossale avvicinamento verso lo stimolo pericoloso. E questo fa vedere, per esempio, che alcune delle regole generali del navigare del mondo, che è quello di ridurre l'incertezza verso le cose nuove, si applicano anche nelle risposte di fuga. Però la cosa incredibile è che c'è dal pesce fino all'uomo. L'uomo ovviamente fa un videogame con una cosa che compare e deve scappare, anche lì nella parte iniziale della risposta a volte c'è un'attrazione. Quindi è molto interessante fare queste cose. L'altra cosa, spezzo un po' una lancia, adesso non ho avuto tempo per far vedere, se avessi avuto un'altra ora avrei fatto vedere come quelle risposte sono effettivamente legate al sistema motorio. Cioè noi facciamo degli esperimenti misurando il movimento o con dei trasduttori di forza oppure con delle telecamere che campionano
la cinematica, cioè come facciamo i movimenti. Durante i movimenti naturali, per esempio, se ci sono delle risposte di sorpresa, studiamo come il movimento viene alterato e cerchiamo di capire se quelle alterazioni sono utili per eventualmente scappare. L'idea è che la gazzella sta brucando nella savana, se c'è un click, che è una violazione di una predizione di normalità, e c'è una preattivazione del sistema motorio, quella preattivazione del sistema motorio è molto utile per salvare le penne nel caso in cui un leone poi salti da dietro il cespuglio. Quindi questa è la storia. E perché stavo dicendo questo? Perché sono risposte motorie e... mi sono perso la... La cultura, esattamente. Queste sono risposte totalmente indipendenti dalla cultura. Della cultura è un po' il discorso delle altre domande. Il problema è che è molto molto difficile studiare in modo rigoroso le cose più di alto livello. E, per esempio, tra alcuni miei colleghi non sarei popolare a dire questa cosa, ma lo studio della neuroestetica, di quali sono le basi neurali dell'apprezzamento dell'arte, è molto difficile, perché è molto difficile costringere queste cose all'interno di un paradigma rigoroso. Però è chiaro che più si va verso quelle cose lì, più bisogna muoversi verso l'uomo. La cosa che stavo dicendo, in cui volevo spezzare una lancia, è il fatto della ricerca sugli animali. Noi abbiamo sempre fatto uomo, adesso iniziamo a fare animali, però per esempio abbiamo due collaborazioni con due gruppi in Italia che fanno ricerca sul primate. La possibilità di mettere in relazione quelle cose che noi osserviamo con dei movimenti naturali, vediamo delle cose motorie, con la possibilità di registrare da tante singole cellule, tanti singoli neuroni, è una cosa che permette di fare quel salto di meccanismo, era questo che volevo dire, che non si può fare eticamente con l'uomo. Per questo è importante far capire che la ricerca animale non si fa per cattiveria, ma si fa per capire le cose. Abbiamo parlato tutta la sera del dolore e delle vie del dolore. Ma le vie del dolore sono uguali alle vie del piacere? Sono? Uguali alle vie del piacere? È una domanda bellissima, che devo dire mi è stata fatta più volte. E, nei nostri nervi periferici ci sono alcuni che si occupano del tatto, per esempio. Se io sento una vibrazione, alcune fibre codificano, sono in grado di, hanno quella famosa finestra percettiva per quella vibrazione. Altri sono queste fibre del dolore, che rispondono solamente quando lo stimolo è superiore a, non so, una temperatura di 52 gradi, una temperatura nociva. Se in quella singola fibra, chiamiamola del dolore, io metto un piccolo ago elettrodo e la stimolo in modo artificiale, la persona sente dolore nel campo recettivo di quella fibra. Ok? Quindi è una specie di allucinazione. Morale, esistono delle autostrade in salita che sono specifiche per le cose che sono pericolose e dalle quali bisogna scappare. Ne esistono parecchie di queste fibre del dolore. Come dicevo, il premio Nobel di quest'anno ha caratterizzato i meccanismi molecolari alla base di questo. Non siamo neanche vicini a qualcosa di simile per il piacere. C'è pochissimo su alcune fibre che rispondono a stimoli tattili con una certa velocità, per esempio carezzamento e cose così. Però sostanzialmente il messaggio è: il sistema nervoso ha delle parti che si occupano di trasmettere l'informazione nociva e che provocano il dolore. Non ha le stesse parti per il piacere. E la risposta è una, la motivazione è una, che se vediamo tutto nel senso di comportamento rapido, al piacere non c'è questo bisogno di identificare le cose piacevoli in modo urgente, cioè sopravvivere, non provare piacere per un po' è una cosa che ci fa sopravvivere, ma non avere un sistema che identifica una cosa che potenzialmente ci fa un danno, che ci fa morire, non ci fa passare i nostri geni, è molto più importante. Quindi anche nell'anatomia c'è una supremazia dell'identificazione del pericolo rispetto alla soddisfazione del piacere, almeno per quanto riguarda le risposte motorie urgenti. Buonasera, ci può spiegare quello che accennava all'inizio su determinismo libero arbitrio? Quanto tempo abbiamo? Sintesi! eh,
è un problema enorme che ha scatenato filosofi per secoli questo. Adesso io non sono un esperto, o meglio, mi occupo di risposte motorie riflesse, immediate, che uno non decide di fare, e cerchiamo di studiare i movimenti in questa scala che va dalla risposta puramente riflessa alla risposta completamente volontaria. E questa scala, c'è un collega americano che l'ha chiamata con un nome bellissimo, l'ha chiamata freedom from immediacy, cioè la libertà dall'avere una risposta immediata. Se c'è uno stimolo, un'esplosione, non c'è freedom from immediacy, cioè lì c'è immediacy, devi proprio riorientare l'attenzione e essere pronto a scappare. E dall'altra parte c'è invece un gesto che uno fa senza uno stimolo apparente e in modo apparentemente del tutto consapevole. E quindi l'idea è che quelli sono movimenti volontari. E in questi movimenti volontari noi non riusciamo a evitare di avere di avere l'illusione che in realtà li facciamo in modo totalmente libero. Il problema qual è? Il problema è che se il sistema nervoso è un sistema sicuramente di altissima complessità, però che risponde a leggi chimico-fisiche, il determinismo ci dice che sapendo lo stato di un sistema è possibile prevedere come quel sistema evolverà. E anche nei sistemi estremamente complessi sono poche le eccezioni a questa regola. E quindi se il sistema nervoso ha delle componenti deterministiche, e l'idea è che ce l'abbia, diventa estremamente complesso dimostrare che lo stato del sistema non è stato predeterminato da quello che è successo prima. E quindi c'è questo problema estremamente spiacevole di dire: ma allora questa mia decisione di fare è veramente mia? E ci sono degli esperimenti, non so se ne ha parlato Marcello, di questo fisiologo americano che si chiama Benjamin Libet, che ha fatto degli esperimenti, non entro nel dettaglio, ma con un trucco sperimentale in cui chiedeva alle persone di fare un movimento quando volevano e poi di dire quando è che avevano deciso di fare quel movimento, mentre registrava l'attività cerebrale elettrica, un po' come quel tipo di tecnica che usavo io per far vedere quei grandi potenziali. E quello che ha visto è che fino a circa 600 millisecondi prima del momento in cui il soggetto ha iniziato a decidere, c'è un segnale nel cervello che si vede, che si misura, abbastanza robusto, e che quindi c'è prima che la persona inizi a decidere. E questa è stata considerata una delle dimostrazioni sperimentali del fatto che forse il libero arbitrio non esiste. A noi sembra di aver scelto, ma in realtà era già successo qualcosa prima che iniziassimo a scegliere. E poi c'è il problema come questo si lega alla responsabilità morale. Non tutti i sistemi sono deterministici, c'è anche una posizione filosofica che si chiama incompatibilismo, in cui dicono non ci può essere libero arbitrio perché il sistema è deterministico, però ci possono essere dei sistemi non deterministici, cioè delle componenti che sono caotiche, casuali, però quelle comunque non sarebbero accessibili alla volontà della singola persona, e quindi c'è questo grosso problema che è un problema non risolto. Beh, in un certo senso c'è questa idea della corteccia cerebrale che ci inganna sempre. Ci fa vedere delle cose che a noi sembrano molto così, in realtà non sono sempre così. E il motivo per cui lo fa è interessantissimo. Negli esempi semplici, quello del colore, del colore degli oggetti, questo amplificare i margini di cui ho parlato, è importantissimo perché i margini sono quelli che ci permettono di riconoscere la forma e quindi di vedere la forma del predatore. E quindi ha senso. Probabilmente ha anche senso il fatto che noi abbiamo questa apparente sensazione di autonomia nella scelta di decidere cosa fare. Un po' mi spiace che questa sia andata così, nel senso
Sarebbe stato molto interessante sentire un po' tutto il discorso invece, no, però ormai la sera è così. Allora approfitto per una domanda che esula un po' dal dolore, perché qui si è parlato molto sono del dolore. La ringrazio. abbastanza all'inizio lei aveva parlato della sensibilità alla simmetria e aveva anche fatto vedere contemporaneamente nella stessa slide l'immagine di, mi sembrava, la sezione di un cervello molto simmetrico lui stesso. E però mi era venuto in mente che tutto sommato noi abbiamo un cervello con una netta lateralità e mi chiedevo il senso, la necessità di questa lateralità del cervello e perché, vabbè, perché la simmetria più o meno con l'immagine del leone si intuiva, ma esatto, se poteva entrare un pochino più in dettaglio, soprattutto mi incuriosisce il senso della lateralità del cervello, l'emisfero destro e l'emisfero sinistro con funzionalità diverse. Grazie, domanda bellissima. Allora, è un fatto che i sistemi nervosi siano lateralizzati, cioè in organismi anche molto diversi questo sembra essere un principio di costruzione importante, che ci sono due parti e che c'è una simmetria sulla linea mediana. Che le funzioni siano lateralizzate è vero, sono forse direi più evidentemente lateralizzati nelle funzioni che chiamiamo cognitive, quelle superiori, il linguaggio da una parte e così via. Nelle funzioni più di basso livello però in realtà gli emisferi fanno cose anche simili, per esempio il mio emisfero di destra controlla la parte sinistra del corpo, questo è un altro principio, non solo i sistemi sono simmetrici ma hanno anche quelle che si chiamano decussazioni, cioè c'è un punto in cui c'è un incrocio tra destra e sinistra, più o meno, con alcune eccezioni. E quindi se la domanda è perché c'è questa simmetria, premesso che non sono un esperto di simmetrie, quindi è probabilmente perché, però è utile questa domanda e in un certo senso mi aiuta per supportare quello che ho detto sempre stasera, questa idea del cervello con il movimento, perché l'idea è che in organismi anche monocellulari molto semplici o pluricellulari, che parliamo di cose molto primordiali, ovviamente se siamo tutti simmetrici noi e animali molto lontani c'è stato qualcosa di comune, organismi anche molto semplici che nuotano e che hanno per esempio dei meccanismi embrionali di, si chiama fototassi, di andare verso la luce, dove probabilmente ci sarà più cibo. Immaginiamo un esserino tondo che nuota in un brodo. Se io ho un sistema sensoriale embrionale da questa parte che mi dice c'è luce da quella parte di là, quel sistema è collegato con magari un piccolo flagello che sta dalla parte opposta e che quindi mi fa andare in quella direzione. Andando in quella direzione l'esserino gira e quello che succederà è che l'organo recettivo dall'altra parte sarà più attivato e quindi attiverà il flagello dall'altra parte. Quindi con un incerto procedere di destra e sinistra arriverà verso la zona del brodo dove c'è più nutrienti. E probabilmente questa è la base del motivo per cui siamo simmetrici e siamo decussati e dimostra che almeno a livello basso il motivo per cui i sistemi sensoriali e percettivi esistono è per causare un movimento. Bene, bene. Ringraziamo il nostro ospite con un bello applauso. Grazie, grazie davvero. Un viaggio affascinante e veramente bellissimo. Devo darvi due comunicazioni. Questa è l'edizione in assoluto più travagliata della nostra, a parte quella dell'anno scorso che è saltata, perché abbiamo avuto diverse situazioni che si sono anche adesso un po' aggravate. Allora, mi ha scritto Beppe Remuzzi che è convalescente e non può ancora fare spostamenti e quindi chiede di poter venire all'inizio dell'anno prossimo. Contemporaneamente l'ospite della volta prossima, Petrone, dall'Università di Napoli, ha avuto un problema serio di salute in famiglia e quindi anche lui non può muoversi. E noi dobbiamo prendere atto che viviamo un tempo difficile in tutti i sensi e quindi non possiamo fare altro che
Allora augurare pronta guarigione e pensare a questo prima di tutto. Per cui questa prima parte della rassegna si chiude questa sera, ma ovviamente vi diamo appuntamento all'inizio dell'anno prossimo per recuperare, perché entrambi vogliono venire assolutamente qui da noi. Seguiteci sui nostri soliti canali, il sito, la pagina Facebook, il canale YouTube, telefonate, venite in biblioteca, noi ci siamo. Ma dobbiamo salutarci qui, vi auguriamo, vi ringraziamo tutti, questo pubblico ci aiuta a continuare a organizzare serate di questo tipo e l'appuntamento sarà una data imprecisata ma sicura tra gennaio e febbraio del 2022. Grazie a tutti e buonanotte.